Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 21 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Giornata super, tra svago, spostamenti e socialità. 3S, spostamenti, svago, socialità. Ma non dimenticatevi la S di salute, sempre argomento dominante. Nessun problema, il cielo è tutto dalla vostra parte. Con la luna di fuoco, abbracciata al vostro astro guida Giove, pronta a parlarvi di sport, ma anche di svaghi, di flirt, mentre Mercurio, da oggi in trigono in leone, pone inevitabilmente l'accento sul viaggio, sia esso per lavoro o per vacanza, comunque targato avventura, ottimismo e fiducia. Nessun problema per voi giramondo che avete sempre il polso della situazione e qualsiasi disguido vi si ponga davanti e il metodo giusto per risolverlo brillantemente. Niente ombre neppure in famiglia, la vostra casa è il mondo o al massimo il vostro zaino con tenda e sacco a pelo o, per i più chic e sudd'età, il camper, grazie al quale vi accampate dove vi pare. Una nuova coppia potrebbe nascere presto e rapidamente. Due persone giuste che si sono incontrati vivranno un nuovo amore e una nuova stagione. È il rapporto perfetto di coppia che si vive e si vorrebbe vivere. Presto i singoli potrebbero conoscere l'amore e la persona giusta potrebbe essere tra quelle già incontrate. Termine della solitudine. Un risarcimento si sta facendo attendere più del dovuto. Fate attenzione alla guida, rispettate oggi semafori e segnaletica, multe in agguato. Potreste restare delusi per un aiuto cercato a un amico e rifiutato. Non contate dunque, oggi, sulle vostre uniche forze. Aiutatevi a risolvere i problemi, è il miglior modo per essere certi di superarli. I nati di domenica potrebbero vedersi delusi da un conoscente, i single in particolare potrebbero vedere appuntamenti sfumati e impegni disdetti anche all'ultimo momento. Portate pazienza. Pazienza e tatto. Oggi vi conviene soprassedere su molte cose. Se affronterete tutto con pazienza vi accorgerete che le cose andranno meglio. Dedicatevi a qualche hobby per sfogare lo stress che vi sta creando qualche problema di troppo. Oggi la casa sarà importante. Prendi iniziative in ogni settore. Una notizia. Meglio guardarsi intorno. Alcune promesse che vi erano state fatte potrebbero non essere mantenute e potreste trovarvi in rotta di collisione con qualche persona poco gradita. Meglio correre ai ripari. Estro. Alti e bassi di umore. Intesa ottima con le persone più giovani. Ottimi i rapporti con i parenti stretti. Discreta forma fisica. Farete i conti con il vostro bilancio e vi accorgerete che alcune spese potevate evitarle e oggi vi sarebbe tornato utile quel denaro. Ma non disperate, recupererete presto. Oggi riuscirete finalmente a prendervi alcune delle vostre rivincite piccole forse, ma sono sempre soddisfazioni. Non rinunciate mai ai vostri sogni se vedete uno spiraglio per realizzarli. Forse il partner si è ricordato del vostro anniversario ed ha preparato qualcosa di davvero speciale, che vi lascerà a bocca aperta, oppure vostro figlio che solitamente non alza un dito in casa, si preoccuperà di sparecchiare la tavola o di stirarsi da solo la camicia. Sarà possibile anche la riconquista di un partner perso di vista. Profilo dei transiti molto promettente sotto i tutti i punti di vista, grazie al contributo di diversi pianeti che tessono una trama di influssi dove vi potete inserire in maniera agevole. La Luna in Ariete e Mercurio in Leone, vi regolano tono e umore che appaiono particolarmente in forma quest'oggi. Buoni rapporti familiari specie quelli con le mamme, gratificati da una grande affettività. I rapporti con le donne in particolare, sono ottimali se appartenete al cosiddetto sesso forte. Se invece infoltite la schiera del gentil sesso, la vostra femminilità gode di un momento di avvenenza e di indubitabili capacità di seduzione. Finalmente avete ritrovato la vostra carica energetica, la voglia di tornare in pista, di avventurarsi su nuove strade inesplorate. Per l'amore, se siete single potrete contare sulle stelle di agosto. Chissà che voi non conosciate la persona ideale, qualcuno capace di intendersi alla perfezione con voi. Guardate il cielo oggi, cercate il verde intorno a voi, un paesaggio che sia degno dei vostri sogni e fantasticate per un po'.
Se non potete materialmente realizzare un sogno al momento, potete comunque immaginarlo. Sarà il vostro piccolo angolo di paradiso, nel quale rifugiarvi in caso di necessità, oppure in caso di momenti poco piacevoli, durante i quali potrete staccare un attimo il cervello, non rischiando di sovraccaricarlo. A farvi da supporter avete il saggio Saturno e la luna sportiva e brillante in Ariete, segno di fuoco in trigono al vostro saranno gli affetti, i vostri hobby a farvi sentire ricchi, il denaro conta ma non è tutto, c'è l'oro della sapienza e del cuore, del quale, a quanto raccontano le stelle, siete piuttosto provvisti. Figli simpatici, sportivi e già molto autonomi per la loro età, complimenti, avete fatto un buon lavoro. Amore ed Eros. L'amore c'è e si sente, se ne avverte il calore, la passione, l'intensità, anche senza parole, penalizzate dall'imbarazzo o dalla timidezza. Possessività evidente, anche se non se ne comprendono le ragioni, il partner è pazzo di voi e viceversa, dunque da dove arriva questo insano timore? Molto decisi anche con i figli, poche regole ma quelle poche inderogabili. Soprattutto sull'orario di rientro, se sono ancora molto giovani, sorvegliate a distanza i loro spostamenti e soprattutto le loro compagnie. Cari Sagittario, il mese di agosto per i sentimenti sarà davvero importante, ora godetevi il presente, gli incontri sono favoriti, sfruttate le occasioni. Non prendeteli sotto gamba. Per quanto riguarda il lavoro, state iniziando la fase di recupero con Giove dalla vostra parte. La persona amata si sente davvero bene e vuole portarti via dal trambusto della vita quotidiana e andare insieme in un luogo tranquillo e pacifico. Questa è una grande opportunità per migliorare il vostro rapporto su tutti i fronti. Se avete la fortuna di coltivare un legame stabile, godete oggi di influssi benefici che vi giungono dalla configurazione celeste, a darvi manforte, specie se appartenete alla terza decade sagittariana. Non chiedete tuttavia di più di quel che questo rapporto in questo momento può e sa darvi. Ricordate che il vero sentimento d'amore si misura sull'altruismo totale e sul rispetto delle esigenze dell'altro. Lavoro e denaro. Il focus della giornata è tutto imperniato sull'uso del denaro, pentiti per tutto quello che avete speso inutilmente in oggetti inutili, peggio, già cestinati, preoccupati per quello investito, che con le borse ballerine non vi dà certo affidamento. Determinato, grintoso e pieno di buoni propositivi in ambito professionale. Circondato da colleghi che hanno capito che persona sei. Uno splendido Mercurio Leone accompagna le vostre azioni in campo lavorativo rendendovi veri e propri Spidey Gonzales in ufficio. In maniera più sensibile se siete nati nella prima decade. Benessere. Bandito il fumo, in casa per evitare il ristagno di agenti patogeni e finestre sempre aperte, specie quando avete visite. Ma il mantenimento della salute dipende molto anche dall'umore, la concordia, l'allegria, la serenità mantengono efficiente il sistema immunitario, e se le guardie del corpo sono attive nulla da temere. Sempre rustico il piatto e mai troppo pieno, vegetali, cereali, legumi gli ingredienti principali. Cucinati con amore e insaporiti con le buone aromatiche e qualche spezia. Non c'è cura alla noia indotta dalle cavolate delle persone. Prenditi un po' di tempo e concentrati nuovamente su te stesso. Ascolta la tua musica preferita, porta a casa dei fiori freschi e mettili in ogni stanza della casa. Per lei, incontro fatale tra camperisti e così, parlando di motori, di accessori, di itinerari, vi innamorate perdutamente su una piazzola dell'autostrada o a una stazione di rifornimento. Altro che fiori e cioccolatini, ma i gusti sono gusti. Per lui, trattativa condotta pacificamente, con decisione sì ma senza debordare. Peccato che a farlo sia l'interlocutore, che alzando la voce in modo improprio vi mette spalle al muro. Coraggio, vi rifarete al prossimo round. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.